Cultus Social Arte insieme a Simona Bo, che è cantante, ma anche bravissima. Benvenuta. Grazie Sissi, grazie Noi ci siamo conosciute l'anno scorso, mille. Sì. sempre qui al Narni Città Festival. E tu eri magnifica, cantavi con i Insieme ai 99 99 Posse, Posse. Abbiamo visto questa. gli scritti sull'arte tratto da Marx, Engels, sempre di Davide Sacco, e Davide Sacco quest'anno mi ha richiamata per fare uno spettacolo insieme su Napoleone, la morte di Dio. Ed è uno spettacolo che avete già portato in giro a Napoli, avete Sì. portato Questo anche in giro. Che cosa ti ha dato questo spettacolo? spettacolo mi ha dato una grande riflessione, inevitabile, sul rapporto che ognuno di noi ha con il padre. Quindi io, beh, vi dico i fatti miei, io ho un padre che ha avuto una malattia e che sta ancora cercando di recuperare e adesso sta bene. Però c'è stato quel momento in cui c'è stata la paura di perderlo e proprio in quel momento ho scoperto anche le sue debolezze e quindi anche le mie. E ho scoperto che un papà che per tutta la vita ho mitizzato e cioè, visto come un dio, alla fine cioè, era un papà con le sue debolezze, un essere umano con le sue debolezze che aveva paura che la propria figlia magari potesse soffrire o vivere il dolore. Quello che ogni padre vuole evitare ad una figlia. E quindi Davide Sacco mi ha fatto immergere ancora di più in questo sentimento, in questa relazione importante per chiunque. E secondo te, questo spettacolo come è visto dagli spettatori? Come è stato accolto? Lo spettacolo viene accolto molto bene. Io ancora sto cercando di capire quali siano le reazioni definitive, le reazioni reali, però fino adesso sta riscuotendo molto successo. È uno spettacolo molto forte, di impatto, e ovviamente grazie anche a Lino Guanciale che porta avanti tutta la baracca. Insomma, cioè, è facile stare vicino a lui e recitare, insomma, cantare e stare in scena vicino a lui. È così bravo. Allora, abbiamo detto tu canti, Sì. ti stai avvicinando anche un po' al teatro, quindi ti vedremo prossimamente anche recitare in qualche spettacolo, perché anche in questo spettacolo la tua è una voce che accompagna, sembra proprio la colonna sonora del testo dello spettacolo. Ma vederti proprio recitare, ti abbiamo visto un po'. Sì, svelo una cosa soltanto per i tuoi ascoltatori. E che in realtà io ho iniziato prima di cantare, io ho iniziato a recitare, ma sto parlando di 20 anni fa, con la scuola, però con spettacoli inediti, che avevano un livello, artistico, un livello di performance proprio veramente professionale. E proprio quest'anno, dopo la pandemia, ho riscoperto, sarà stato il destino che mi ha riportato al teatro. Ho riscoperto l'amore e la passione per la recitazione. Ho fatto uno spettacolo l'anno scorso, Matinée. Ho ripreso così con delle matinée, in uno spettacolo di Simona Fasano che si chiama Femine, proprio in occasione dell'evento della violenza contro le donne. E in un monologo che mi vedeva in scena per 8 minuti a parlare da sola. Davide Sacco mi ha contattata per questo spettacolo che mi vede con Lino Guanciale in cui canto, ma devo saper stare anche in scena. Quindi io spero che il prossimo passo sia associare la recitazione al canto, e lo dico così, in modo che mi ascoltino, che insomma si venga a sapere. Ti ascolteranno e poi ti chiameranno sicuramente Sì, anche per Simona questo. Bo vuole anche recitare, Oltre a cantare, perché la oltre a sua voce, lo cantare. dobbiamo dire, è bellissima, poi Grazie. comunque hai una tonalità, qualcosa che è veramente bella. E Grazie. si vede anche durante lo spettacolo perché tu canti senza l'accompagnamento musicale. In realtà all'inizio Davide mi aveva promesso che ci sarebbe stato un minimo di accompagnamento musicale, invece non c'era, quindi tutto a cappella, però a me cantare a cappella piace molto, aiuta a emozionarmi ancora di più forse.
Poi ho invece una domanda un po' più particolare, perché Napoli è una città, è la tua città. Sì. E quali sono, secondo te, i suoi pregi e i suoi difetti a livello naturalmente culturale? Domanda difficilissima. A livello culturale, Napoli dà un'esperienza che nessun'altra città al mondo può dare. Chi, quale altra città al mondo fa un santo un calciatore? Eh? Quindi Maradona, proprio ieri parlavo con un ragazzo che mi diceva di Torino, che mi diceva: io non capisco perché voi napoletani adorate Maradona. E io ho detto: si tratta di fede, che non è solo fede calcistica, ma proprio fede verso un Dio e non può essere compresa da tutti. La cultura napoletana si appassiona a tante cose. Quando si appassiona a qualcosa, senza limiti, senza remore, senza confini, come per il calcio, come per il cibo, come per Come per i lo stare santi, insieme, per i San santi. Gennaro San Gennaro, c'è un murales di Chiorit a Via Duomo, bellissimo. Non solo, c'è anche tutta la cultura storica che abbiamo sul culto dei morti, delle capuzzelle che vengono lucidate per avere in cambio una grazia, che non so chi lo fa ancora. Ma qualcuno è rimasto, e comunque è una tradizione che ci portiamo ancora nelle vene. Hai detto solo Quindi. pregi, qualche difetto Ah, per quanto giusto. riguarda. I difetti sono noti a tutti. È una città che è super popolata, quindi vive nella contraddizione tra zone ricche, zone povere, zone che si stanno riscattando, un mercato anche cioè una mercificazione anche dell'odio di questa città che ha, che si porta. Questo è verissimo, ci sono troppi stereotipi che comunque vanno eliminati. Ma purtroppo non si possono eliminare, esistono. Esistono e fanno parte di noi, ci si convive. Queste realtà trovano sempre modo di trovare nuove vite, di sopravvivere anche a chi vuole respingerle. Cosa ti dà Napoli a livello culturale? Tu prendi energia da questa città, da questa... Io prendo energia dal teatro. Io vado spesso in teatro a Napoli, al Teatro Bellini, al Mercadante, al San Ferdinando, al Viviani, perché pullula di arte quella città. Si respira mare e arte e musica. Napoli ha tanto da offrire, lo sappiamo bene. E anche le fiction, il cinema, viene girato tutto a Napoli. Qualunque cosa, non so se avete notato. Ultimamente sì, tanto. Ultimamente, cioè, Napoli, le strade sono bloccate dai camion della Rai o di qualsiasi altra casa di produzione. Ormai fa concorrenza a Roma, cioè Sì, fate la stessa cosa. esatto, è una nuova casa del cinema. Quali sono invece i tuoi prossimi progetti? E dove li vorresti indirizzare? Così, se qualcuno ci ascolta, poi alla fine qualche produttore, qualche regista ti chiama, o qualche musicista. Progetti è innanzitutto finire un album insieme a Bimbi di Fumo, che è un progetto che prende il nome da un brano di Lucio Dalla. Ci ispiriamo molto a lui. Il progetto ha delle tendenze quasi cinematografiche, da colonna sonora quasi. E siamo usciti con quest'ultimo pezzo che si chiama Betelgeuse. Il prossimo si chiama Simun. Ricorda un po' il mio nome, Simona, ma in realtà è il nome di un vento caldo del deserto. Che peccato, io pensavo che E fosse proprio il tuo. invece no, guarda caso, io ho scritto questo pezzo su un vento, su qualcosa che, su una tempesta che prima o poi nella vita ci coglie, che ci fa respirare e prendere consapevolezza di chi siamo. Questo vento si chiama Simone, ho scoperto che insomma, aveva il mio nome quasi. E quindi il prossimo progetto è finire l'album, intanto uscirò con i singoli, e poi di fare il tour con i 99 posti per tutta l'estate, di collaborare con il progetto Passione, che è un progetto che raccoglie tutta la musica napoletana, antica, classica e anche attuale, e insieme a tanti artisti come Gnutti, René Scarpato, La Maschera, Tommaso Primo, Flo.
tanti artisti della nuova scena napoletana. Poi sono disponibile per tutte le produzioni teatrali, insomma, Canore. Sei qui. Sì. Sei qui pronta anche per metterti in gioco. Sì. Quella è la cosa più divertente del mio lavoro, mettermi in gioco. Benissimo. Prima di lasciarci c'è questo. Non faccio un balzo molto lungo. Dove vedi Simona fra 3 anni? Come la vedi? Sì, non andiamo a 20, 10 anni perché è troppo lungo. Ma fermiamoci a 3. Lo sai che per me è molto più facile dirti tra 50 anni, cioè tra 20 anni. Oh mio Dio, di meno? Mamma mia, 12 anni. Dove sarò? Perché in realtà io ho iniziato a cantare pensando che a 50 anni, cioè ho pensato sempre di non attaccarmi ai risultati, di non inseguire qualcosa di preciso, ma semplicemente di essere felice, contenta. Ho detto, ma la cosa più importante non è raggiungere il successo, ma avere il riconoscimento almeno delle persone, cioè di avere qualcosa di tangibile veramente. Se tu mi stai facendo questa intervista forse perché un pochino mi apprezzi, quindi è questo. Molto, non poco. Okay. Io sono molto, te lo dico subito. E per me questo ha tantissimo valore, quindi io spero che a 50 anni, quindi tra 12 anni, semplicemente di avere un riconoscimento un po' più grande, semplicemente questo. Quindi dove mi vedo? Mi vedo su un teatro o in un film a cantare, a emozionare, questo è il mio obiettivo. Allora spero che tu emozionerai tantissime altre persone. E grazie. Grazie a te, sì.